Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, Alfa Romeo vuole rendere omaggio alle sue donne pilota che hanno saputo distinguersi nella storia del brand. La capostipite delle donne pilota dell'Alfa Romeo fu la baronessa Maria Antonietta d'Avanzo, che debuttò dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Nel 1932, l'Alfa Romeo 6C 1750 SS dell'affascinante Odette Sico conquistò il quarto posto assoluto nelle 24 ore di Le Mans, aggiudicandosi la categoria 2 litri. Hélène Nys, all'anagrafe Mariette Hélène de Langle, era una modella, acrobata e ballerina e gareggiò in Europa e in America. Fu tra i primi piloti a esporre i marchi dei suoi sponsor sulla carrozzeria di una monoposto. Tra i piloti della scuderia Ferrari che correva con Alfa Romeo, c'era la comasca Anna Maria Peduzzi, che nel 1934 vinse la classe 1500 alla 1000 miglia e nel dopoguerra gareggiò con l'Alfa Romeo 1900 Sprint e l'Alfa Romeo Giulietta. Nei suoi 10 anni di carriera, la torinese Ada Pace si aggiudicò ben 11 gare nazionali di velocità, 6 nella categoria Turismo e 5 nella categoria Sport, con l'Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce e l'Alfa Romeo Giulietta SZ. La giovane pilota belga Christine Beckers conquistò la vittoria Hautier nel 1968 e ottenne ottimi risultati anche l'anno successivo a Condrieu, ai Tre Ponti, a Herbemont e a Zandvoort, con Alfa Romeo GTA. L'Alfa Romeo 1300 Junior del team di Twan Edgemans fu portata agli onori dalla velocissima pilota olandese Lian Egeman, successivamente scelta dall'Alfa Romeo come modella. Forse l'unica donna a conquistare un campionato mondiale su quattro ruote fu la romana Susanna Susi Raganelli, che nel 1966 si aggiudicò il campionato del mondo di karting classe 100 cm cubi, battendo il grande Ronnie Peterson. Raganelli legò per sempre il suo nome ad Alfa Romeo, concludendo la sua carriera al volante di una GTA. La seconda donna italiana a scendere in pista in una gara di Formula 1 in ben 13 Grand Prix fu Maria Grazia Lella Lombardi. Tra il 1982 e il 1984 partecipò al campionato europeo turismo con l'Alfa Romeo GTV6 2.5 insieme ad Anna Cambiaghi, Giancarlo Naddeo, Giorgio Francia e Rinaldo Drovandi, contribuendo alla conquista di molteplici titoli. Resta l'unica donna pilota italiana a essere andata a punti durante una gara di Formula 1. Nel 1992 Tamara Vidali vinse il campionato italiano turismo Gruppo N su un Alfa Romeo 33 1.7 quadrifoglio verde, preparata dal neocostituito reparto corse del marchio. Nel 2017 Tatiana Calderon viene nominata pilota di sviluppo per il team di Formula 1 Sauber. Un anno dopo, Sauber promuove Calderon a collaudatrice di Formula 1 per Alfa Romeo Racing.